Volevo soffermare proprio su questo. D'altronde, dall'autore di L'Italia se mesta e la TV Bellezza, non poteva non aspettarmi una riflessione così concreta ma anche profonda. Tutto il preserale Rai e Mediaset si fonda proprio su questo gioco comico di concorrenti felliniani, e mi riferisco davanti un altro di Bonolis, e si spinge sino ai pacchi di Affari Tuoi, ovvero... Beh, sì. Sei troppo buono a definirti felliniani, Insomma, non voglio tirare acqua al mulino, però ricordiamo anche che ci sono due pugliesi, che sono il Brutto davanti un altro, che se non sbaglio di Palo del Colle, e anche l'Alieno, no, il Brutto è di Bitetto, mentre il famoso Alieno, voi chi siete, da dove venite, eccetera, eccetera, è di Palo del Colle. Quindi questo era un modo meschino per, diciamo, parlare di regionalità. Ma non è un grande vanto. Lo so, però sono dei personaggi dove, insomma, il difetto anche facciale, mimico, o la bruttezza vengono in qualche modo esaltati e si cerca di... voglio salvare un pochino, non mi va proprio di sparare nel mucchio. No, sai cos'è? Che mi stupisce sempre, più per Avanti un altro, che io ribattezzerei Viene Avanti Cretino, questa voglia della gente di apparire a tutti i costi, anche sottoponendosi alle forche caudine della ironia portata alle estreme conseguenze di Bonolis e Laurenti. Quello è un programma in cui spesso si scivola nella volgarità. L'Eredità no, l'Eredità ha solo questo vizio di forma del attribuire denaro a chi non sa nulla o quasi.